Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video. Questo sarà il video dei promossi e bozzati di questo mese. Iniziamo subito e vi faccio vedere i prodotti per viso che ho utilizzato di più nel mese di ottobre. Allora, come primo prodotto ho utilizzato tantissimo questo fondotinta di Essence, il Soft and Natural, nella tonalità 03 Medium Beige. Infatti sto cercando di terminare tutti i prodotti già aperti per evitare che si seccano o che vanno a male e lo sto utilizzando insomma quotidianamente. È un buon fondotinta, questo qui è la linea Long Lasting, però vi dico la verità, non lo ricomprerei perché secondo me in commercio, ma stesso Essence fa fondotinta migliori di questo qui. Infatti voglio provare quello lì nuovo della linea Pure Skin. Quando andrò, insomma, riuscirò ad andare all'OVS, voglio vedere se lo trovo, se c'è, lo voglio acquistare per testarlo, perché non l'ho ancora provato. Questo qui, sì, è un buon fondotinta, non è niente di che, comunque costa 3,49 euro, non è che ci possiamo aspettare un fondotinta spettacolare. Però vi dico la verità, non lo ricomprerei. Il difetto, per esempio, che dà questo fondo e che mi dà fastidio, rende il viso un poco appiccicoso. Quindi devo stare lì a conquintali di cipria per evitare questo effetto grasso sul viso e che mi dà veramente molto fastidio. E quindi ho questo qui. Parlando di fondotinta, vi faccio vedere anche questo qui della Delia Cosmetics che io adoro e che sto utilizzando perché ho paura, insomma, che mi si secchi. Ed è questo qui, ha una consistenza in mousse, me ne è rimasto pochissimo. Già l'avete visto nei miei video, è un fondotinta molto leggero, idratante, con una buona coprenza e lo reputo 100.000 volte migliore di quello lì di Essence e l'ho pagato pochissimo. Questo qui è vero, l'ho preso al Cosmo, prof in saldo lunedì stava a 2 euro. Infatti, purtroppo non ho la possibilità neanche di ordinarlo su internet perché sul sito di Delia Cosmetics www.delia.pl non spediscono in Italia, quindi mi attacco e aspetterò di ricomprarlo al Cosmo. Una mia amica pure l'ha acquistato e ha detto che è favoloso, si è trovata bene anche lei. È tipo mousse e molto leggero, e mi piace tantissimo e mi dispiace pure usarlo, però insomma non è che posso conservare i prodotti a vita, insomma. Infatti sto cercando di finire tutti questi prodotti già aperti e ho finito diverse cosine che le ho messe in uno scatolino. Racimolo qualche altra cosa e vi voglio fare il video dei prodotti finiti, che devo dire la verità, dà pure soddisfazione quando finite un prodotto. Non lo so, è una strana sensazione. Poi sto utilizzando tantissimo questo, ma per il semplice fatto che insomma questo primer illuminante della Fusion Beauty l'avete già visto per chi mi segue da tempo in alcuni miei video. Questo qui è un prodotto che io ho acquistato al mercatino, nella mia bancarella di fiducia che porta anche prodotti di alta profumeria. Ed è un prodotto che vende la Sephora perché navigando su internet, scrivendo insomma questo prodotto, se avevo comprato una cosa buona perché non conoscevo insomma la marca, ho visto che è un prodotto che vende Sephora in America e costa tipo 18 dollari. L'unico problema è che si è seccato, ha difficoltà davvero davvero a stendersi. Vi faccio vedere, questo è il prodotto. Si è fatto tipo un pastone perché prima aveva una consistenza tipo mousse. Ed è questo qui. Mi dispiace perché io comunque l'ho conservato bene, sempre chiuso, non ha preso aria, quindi mi dispiace che ha fatto questa fine, l'ho comprato insomma non tanto tempo fa. Quindi non dice New York, niente. 30 ml, non dice niente di niente, non c'è neanche la, la
la scadenza. Comunque, non credo sia scaduto perché l'odore è sempre lo stesso, però mi si è seccato e quindi non lo ricomprerei perché mi ha deluso. Era un'ottima base illuminante, però ora faccio più fatica a stendere il prodotto perché mi fa tipo pastone sul viso e mi dà fastidio. Quindi devo stare 3 ore a massaggiare per eliminare questo effetto bianchiccio sul viso e poi vado a stendere il fondotinta. Questo è, diciamo, i preferiti del mese, ma per necessità, perché altrimenti si seccava ancora di più e non lo potevo proprio più utilizzare. Anche questo mese, nei preferiti, nei top, c'è la BB Cream di Essence. Tra l'altro è quasi finita e mi dispiace tanto perché purtroppo con gli stand di Essence non hai mai la certezza di andare lì e di trovare i prodotti che vuoi. Infatti questa BB Cream molte ragazze non la riescono a trovare. Tante di voi mi hanno scritto che non l'hanno proprio vista negli stand questo prodotto qui. In realtà io quando sono andata l'ultima volta allo stand di Essence c'era altre tre di queste qui, ma sempre nella tonalità medium to dark skin. So che in commercio c'è anche una tonalità più chiara, però nessuno mai l'ha vista praticamente, non si trova mai e insomma spero di ritrovarla perché è un prezzo bassissimo, ma mi ci sono trovata davvero bene. Ve l'ho detto anche nei preferiti del mese scorso, la considero migliore della BB Cream di Garnier che ho e della BB Cream della Makeup Academy. Mi sono trovata veramente divinamente con questa BB Cream. Mi dispiace perché è davvero quasi agli sgoccioli. Però la ricomprerei di corsa se la ritrovo, anche nella tonalità più chiara, perché comunque in inverno questa qui è abbastanza scuretta. Vedete, è abbastanza scura. Quindi in inverno stona un pochino, per forza ci vuole quella lì più chiara. Come altro prodotto per il viso sto utilizzando questo duo della Project che fa sia il bronzer che il blush. Infatti vi notate che si è fatto tipo il bozzo, si è fatto tipo la conchetta ed è un ottimo prodotto, mi ci trovo davvero, davvero bene. La utilizzo o a mescolare tutti e due i colori, o solo il blush o solo il bronzer e sono davvero molto, davvero molto validi. Vi faccio vedere. L'unica cosa che insomma mi dispiace di questi prodotti qui è che non si trovano più in commercio. Infatti, se trovate qualche prodotto della Project nell'OVS, comprateli perché so che la Project insomma l'hanno ritirata dal commercio e non si trova più quasi pochissima roba della Project. Io vi dico la verità, mi ci sono trovata bene, l'ho comprata per caso, l'ho comprata tipo l'anno scorso nel periodo di Natale all'OVS perché aveva uno sconto pazzesco, cioè stava questo prodotto qui tipo 10,90 euro, io l'ho pagato 2,75 euro e l'ho comprato sia questo che il correttore che ho finito, vi do un'anticipazione dei prodotti finiti e ho comprato questi due prodotti qua, mi devo dire mi ci sono trovata bene con tutti e due i prodotti, quindi è tra i preferiti. Tra i preferiti c'è anche la Complexion Perfection di Elf, la sto utilizzando tanto e il buco al centro si nota. Si è sgranato ancora di più. È una cipria molto, molto valida di Elf. Io mi sento di consigliarla davvero a chiunque. Opacizza, mantiene bene il trucco e ha un prezzo molto, molto basso. Di Elf volevo provare anche la booster e qualcosa, quella lì tipo minerali. Ne ho sentito parlare bene, mi sono incuriosita, ma vedremo di fare qualche ordinino. Davvero, mi sento di consigliarvela questa qui. Non sbianca assolutamente, anzi, è una cipria trasparente e io quando la metto la base mi dura veramente tutta la giornata. Davvero un prodotto ottimo.
Io quando l'ho presa costava 4 euro. So che sul sito di Elf adesso hanno aumentato un pochettino, quindi non vi so dire, penso 4,50 massimo, ma. Come prodotti per occhi, sto utilizzando tanto questo mese la parte nera dell'eyeliner della Fijian Formula, questa marca qui, come i blush che mi ha inviato mia cugina. E sto utilizzando la parte nera perché l'avevo proprio snobbata, infatti è quasi, quasi nuova. E devo dire che anche la parte nera mi piace abbastanza come liner. Ovviamente reputo migliore quello lì di Essence, o anche, vi ripeto, quello di MAC, ma per me è migliore quello di Essence, vi devo dire la verità. Un nero più intenso e dura tantissimo. Quello lì della MAC, per i soldi che l'ho pagato, 15 euro e passa, mi ha deluso, perché mettendo a paragone i due liner, cioè la Essence proprio, ma lo batte su tutti i fronti, sia come texture, come colore, è davvero, è come resistenza, quello di Essence fa paura a livello di resistenza. Questo qui anche mi piace, però ha il problema come quello lì di MAC, ha un nero poco intenso, a me piacciono quegli eyeliner belli neri, che non devo stare lì 3 ore a ripassare col pennellino, e il problema di questo qui è che non ha un nero intensissimo, però l'ho voluto utilizzare perché lo tengo lì buttato, utilizzo solo la parte marrone, cioè la parte marrone, vi faccio vedere, c'è il buco, la parte nera proprio non me la cago minimamente, cioè è proprio scavato. La parte nera io invece non me la cago proprio ed è un peccato, che tra l'altro voglio vedere se si vedono i brillantini, perché c'ha dei micro glitterini tutti colorati. Questo eyeliner qui è molto particolare. Non si vedranno mai. Comunque ha dei micro glitterini all'interno, molto molto carino. Sono non proprio glitter, sono tipo pagliuzze colorate, molto molto fini. Beh, bello proprio. Il problema è che devo stare comunque lì 3 ore a. Non 3 ore, devo farci un'altra passatina sopra perché il nero è un pochettino sbiaditello. Vabbè, lo fa quello di MAC, lo può fare anche questo qui, che è comunque un prodotto da drugstore in America. Non è che sia un prodotto top. Come mascara sto adorando l'I Love Extreme di Essence, che ormai avrete fino alla nausea, però io continuerò a parlarvi di questo mascara qui perché è davvero ottimo, mi ci trovo veramente bene. È questo qui con lo scovolino cicciottello. L'unico problema magari che ha questo mascara qui è che si secca un pochettino, però basta mettere un po' di collirio al suo interno e si fa tranquillamente. La consistenza grumosa si modifica subito con un goccettino di collirio e ritorna come nuovo. È un prodotto che ve lo straconsiglio, penso che tutti voi ormai lo conoscete. E io lo comprerò fino alla nausea. Spero solo che Essence non lo toglie via dal mercato, perché tutti i prodotti migliori di Essence vanno via, non so perché. Un altro prodotto che sto utilizzando tantissimo, sempre di Essence, è questo eyeliner, questo qui, il Glam Liner Liquid Eyeliner, ed è lo 03. Purtroppo il nome si è cancellato. È questo qui, beige top, tutto glitterato, color top, tutto glitterato, che sembra un argento, un color top e un doratino. Molte ragazze lo odiano perché dice che non scrive bene. Io vi dico la verità, mi ci trovo bene, scrive da Dio e ogni trucco dona questo eyeliner qui. Ogni trucco una particolarità. Io lo utilizzo soprattutto per illuminare il centro della palpebra mobile vedete questo qui. È una figata.
Questo è un altro prodotto che io ricomprerò fino alla fine. E lo utilizzo proprio al centro della palpebra mobile per donare più luminosità al trucco. Ed è una figata, cioè mi ci trovo benissimo. Tutti i micro glitterini, proprio bello. Ed è tra i preferiti. Non so se lo fa ancora, io spero di sì, perché altrimenti vado dal signore Essence, signora Essence, li vado a sgozzare. Perché mi piace tanto. Un altro prodotto di Essence che utilizzo quasi tutti i giorni, è questa Essence Long Lasting Eye Pencil, la numero 15 Bling Bling, ed è quella bronzo. Eccola qui, questo color bronzo bellissimo. La utilizzo sia per non tanto nella rima interna, per sporcare le ciglia inferiori, perché dà una luminosità meravigliosa questa matita, davvero molto bella. È un peccato perché io questa qui l'ho trovata, eccola qui, è molto bella, molto metallizzata, dà una bella luce. Questa qui l'ho trovata in Grecia, ma a Salerno, negli Stand Essence, non so perché era già finita, quindi non l'ho mai vista, però non l'ho mai trovata e l'ho comprata. Io spero di ritrovarla anche qui, perché la utilizzo tantissimo, veramente, in qualsiasi trucco, con qualsiasi trucco sta bene questa matita qua. Cioè, qualsiasi trucco mi faccio, qualsiasi colore, me la pizzo dappertutto, insomma. L'ho strautilizzata. Poi, vedendo un video di Malu Lacrimuzza su YouTube, vi lascio nell'info box il suo canale perché è davvero una ragazza straordinaria. Io veramente l'adoro, non vedo l'ora di vedere un suo nuovo video perché è simpaticissima, molto molto brava e mi incanto quando la guardo. Ha scavato fuori in un suo video questi On One Top lip gloss di Essence, e ha detto anche che li hanno tolti dal mercato. Quando ho visto questo suo video, ho detto: ah, ma pure io ce l'ho questo qui della Dramatize, questo è lo 01 Dramatize, non so se in qualche stand magari abbandonato lì lo trovate. Questo qui c'era in questo nero con glitterini che, anzi, sapete che è come il mio gel. Un nero, cioè un viola che tende al nero, cioè vedete tale e quale, proprio uguale. È un viola che tende al nero e c'era anche bianco trasparente. Questo qui praticamente è un top coat per labbra che cambia il colore sia del rossetto che delle luci delle labbra, lo potete utilizzare anche a solo ed è questo bellissimo viola. Bello, sulle labbra mi dà un effetto molto bello, devo dire la verità, mi piace. Non dà quell'effetto morta, dà le colora leggermente di viola prugna, tipo malva, molto molto carino. Ovviamente qui sulla mano sembra bello scrivente, però sulle labbra, anzi, come l'ho visto, tanto non sono manco truccata. Da, vedete questo viola scuro malva, molto molto carino. Questo colore qui che mi piace tanto e l'ho utilizzato spesso in questo mese. Poi, come ultimo prodotto, ma che non c'entra niente con il make-up, che ho utilizzato tantissimo, è questo profumo. True Love di Elizabeth Arden che ha portato mio zio dal Canada a mia madre, però l'ho utilizzato io, tutto questo l'ho utilizzato io. È un odore buonissimo. La confezione, come potete vedere, è molto semplice, ma d'effetto con questa banda dorata e ha Descrivere i profumi non è mai semplice. Posso dire che di primo impatto sembra un profumo di quelli di Cipriati. Poi, dopo un poco,
nelle note di cuore, perché quello ci sta tipo una piramide, oh, per descrivere le fragranze, nelle note di cuore ha un profumo floreale, infatti alla fine si sente questo odore di fiori, molto molto bello, molto leggero, ma allo stesso tempo persistentissimo, cioè mi dura davvero tutto il giorno questo profumo, è stupendo, davvero stupendo, infatti cioè, questa è una confezione da 100 ml. È una toilette e spray fabbricato a New York, made in USA, e davvero davvero buono. Questo qua penso che lo trovate pure qui comunque. Elizabeth Arden True Love. La confezione è enorme, cioè vi voglio far vedere che è davvero enorme questo profumo. Infatti sarà, vedete, è proprio enorme. E ha un prezzo modico perché l'ho visto su internet, non costa tantissimo. Tra l'altro, vi volevo far vedere che ho fatto lo shampoo ed ho utilizzato i prodotti, quelli lì che mi sono usciti dalla Sugar Box, quelli, lo shampoo e l'olietto. E sono, come prima applicazione, mi ha lasciato di stucco, ho i capelli morbidissimi, lucenti, come potete vedere, e, ma proprio setosi, una cosa davvero sconvolgente, molto molto validi come prodotti. Ovviamente la prima applicazione non mi sento di non mi sento di dire altro perché non l'ho provato, non ho bene per consigliarvelo, per darvi un'impressione. Come prima applicazione devo dire che mi ha stupito e mi ha lasciato di stucco, senza parole. Niente ragazze, fatemi sapere i vostri preferiti di questo mese con un commentino qui sotto. Io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!